Ciao Anime, eccoci qua. Perché sono qui vicino a questo cartellone? Siamo nel piazzale Perottolo, che già abbiamo parlato. Stiamo facendo un altro pezzo di documentario per chiarire un po' di cose. Prima cosa che volevo chiarire, questa è la spesa effettuata per fare questo piazzale. La vedete bene? È tutto documentata. Allora, andiamo a capire qual è il problema. È questo il problema che volevamo parlare, il problema che abbiamo parlato anche l'altra volta. Il fatto che qui è stato fatto un piazzale nuovo che è costato più di 15 milioni di euro e è stato fatto un piazzale ruggito. Adesso ne parliamo su cosa mi hanno comunicato di questo piazzale. Non è un caso, sembrerebbe. Allora, ragioniamo, mettiamoci comodi e ragioniamolo un po'. Ecco, qual è il problema? Cosa è stato opinato del documentario che ho mostrato l'altra volta? Qualcuno mi ha affermato, mi ha confermato che questa struttura fatta con questo metallo, che quello che si vede è ruggine, è stata fatta apposta, cioè questo è un materiale apposta, dicono una sorta di acciaio, Compex mi sembra si chiama, e comunque potete informare anche voi stessi, e che praticamente fa un ossido sopra, con quell'ossido non si buca, non si deteriora, può rimanere sempre così. Quindi in buona sostanza, da quando si mette nuovo, è già ruggine, e rimarrà ruggine in eterno. Quello che vediamo è ruggine. Allora, sono stati spesi più di 15 milioni di euro dalle nostre tasche per fare un piazzale, rievocare una cosa storica. Allora, se qualcuno voleva calmarmi dicendomi quello che mi ha detto, non mi fa calmare, mi fa incazzare di più. Questo cosa vedete qua? Dite con i vostri occhi, occhi umani, e lo sapete perché è stato fatto. Cosa vedete qua? Ruggine. E qua? Questo è il ponte. Cosa vedete qua? Cosa vedete? Ruggine. E questo? Ruggine. E qui? Qui? Ruggine. Avete visto? Oltre che la ruggine cosa c'è? C'è una secca, allora forse c'è qualcosa che non va in questo lavoro. È stato fatto qualcosa che non va bene. Questa è negligenza. Dove sono quelli che controllano questi lavori? Qui c'è una montagna, forse dalle riprese non si vede, ma qui sotto c'è una montagna oltre che di lattine, di tutto. Forse perché non c'è possibilità di evitare che le cose vadano in acqua. E probabilmente qualcuno andrà in acqua qua di sera con la bicicletta o anche a piedi camminando, andrà in acqua anche qualche persona. Vi ricordate di questo ponte? Sul documentario scorso ho anche un po' elogiato il lavoro di questo ponte. Dicevo, ecco, questo è un bel ponte, fatto in pietra e in marmo, ovviamente. Però ho omesso un particolare, cioè questo. Il ponte è chiuso, non è in funzione. Io pensavo, dico, forse dovranno ancora finire. Poi mi sono informato e ho scoperto che questo ponte è chiuso perché non è a norma. Perché, secondo progetto, doveva essere fatto con una rampa per disabili. Contro le barriere architettoniche. Cosa succede? Questa rampa non c'è. Hanno chiuso. I soldi sono stati spesi. Adesso ne spendiamo ancora? Quando ho messo questo documentario su Facebook, oltre che su YouTube, tra i commenti sono venute fuori le discussioni. E io dicevo, tutti questi soldi spesi dalle nostre tasche, siamo noi che li spendiamo. Potevano almeno interpellarci, no? Su questi cambiamenti di questi progetti. Qualcuno mi ha detto, se cosa dovevano fare? Un sondaggio per fare il Perotto. Come minimo dovevano fare un sondaggio, ma come minimo 15 milioni di euro passa nostri, perché ci hanno convinto tutti quanti che facevano una rievocazione storica, che facevano un canale come era, una cosa tipo tradizionale. Hanno deciso di fare diversamente e non ci hanno interpellato. Come minimo dovevano fare un minimo di sondaggio o chiedere alle persone se andava bene questa cosa qua. Ma perché volete far incazzare Protodani? Politici, svegli anche voi, che è finito il tempo della cuccagna. Avete capito, Anime, com'è la situazione? Questa è la maniera in cui vengono spesi i nostri soldi. Poi voi stesse anime della città,
mi venite a dire, ah, ma è una cosa apposta, è una cosa fatta apposta, quello è un materiale, sì, mi hanno spiegato che è così, fatta apposta è ancora più grave. Fatta apposta vuol dire che hanno fatto così in malafede, l'hanno fatto apposta a mettere una cosa ruggine che rimarrà sempre ruggine. Poi io mi chiedo una cosa, su quei gradini con la ruggine, se uno casca e si fa male, si taglia su quella ruggine, cosa gli succede? Io non lo so, non sono tecnico e non posso confermare cosa succede. Dai, per il momento da Brodo d'Anime qui a Perotoli di Chioggia diciamo che è tutto. Un saluto da Tidio e ricordate sempre questo mio invito a riflettere.